conoscenza. Ma se ci è permesso, oggi vorremmo ricordare anche un ragazzo di 27 anni, suicidatosi poco tempo fa a New York perché aveva diffuso online dei documenti pubblici, ma nonostante questo rischiava 35 anni di carcere. Aaron Schwartz era un programmatore mattivista impegnato ad affermare come la condivisione della conoscenza può essere uno stimolo per trovare strumenti efficaci per uscire da questa crisi infinita. Abbiamo ritenuto doveroso iniziare in questo modo perché in questa epoca buia e sopraffatta da mille dubbi e mille incertezze, e affermare l'importanza della circolazione della conoscenza significa a tutti i soggetti civili condividere liberamente la libertà di ogni individuo. La libertà nella sua forma più alta, come quella della comunicazione e dell'informazione vera, è sistematicamente e scientemente manipolata. Nel nostro paese è sicuramente gestita da poche teste. Se ne è accorto lo stesso governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che è arrivato a dire: bisogna fare la tara su molto di quanto si legge sulla stampa, sui blog e altrove in merito alla questione Monte Paschi di Siena, perché c'è anche molto rumore elettorale. Sono stato io a firmare entrambe le iscrizioni effettuate alla Banca d'Italia. Noi sindacalisti della CISL questo lo sapevamo già da tempo. Direi che tutta l'organizzazione è rimasta esclusa dall'agone mediatico perché essere se stessi, tutelando gli interessi dei più deboli, è e resterà scomodo, senza scoop e televendita. Sappiamo anche noi sindacalisti della FIBA che mettere al riparo l'occupazione rinnovando l'ultimo CCNL ha evitato al sistema circa 15.000 esuberi. Tutto questo grazie alla creazione del Fondo per l'Occupazione e gestendo quello per la solidarietà. Ebbene, fatta la tara, l'equivalenza è uguale a due stabilimenti della Fiat di Melfi. Scusate, ma quanta informazione si è mobilitata per capirne qualcosa di più? Quante interviste, dibattiti e talk show hanno affrontato i temi del nostro settore? Sembra assurdo, ma in realtà la crisi è stata generata dai poteri finanziari e come non pensare che ritornerà in coda, prima o poi, a danno dell'anello più debole del sistema? Lasciamo a voi libera scelta di pensare quale sarà. Come sempre in Italia, o meglio nel nostro paese, e non diciamo delle marionette e delle maschere, quello che conta è mostrare la realtà piena di fantasia. Sembra fatto apposta, ma ancora una volta il governatore della BCE pochi giorni fa dichiarava: è finito il tempo delle favole. E noi a lui ringraziando diciamo 1, 10, 100, 1000 ispezioni vere. Ispezioni nei saloni profumati dei CDA, negli uffici dei palazzi incantati, controllando i bilanci falsati da voci di consulenza, voci di collaborazione, voci di liquidazione a personam e voci di un coro che dovrà ridare dignità ai nostri colleghi assunti con contratto a tempo determinato, apprendisti, stagisti ed esodati. Per cui mettere a disposizione degli altri la nostra conoscenza non è soltanto un dono, ma anche un'opportunità per modificare le proprie attitudini e atteggiamenti. Questa enunciazione di principio la possiamo applicare a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, da quello lavorativo a quello sindacale a quello personale. In ambito lavorativo, e qui ci rivolgiamo ai colleghi che oggi sono presenti come delegati, diciamo che senza la conoscenza non sarete in grado di gestire tutte quelle incombenze che giornalmente vi trovate ad affrontare, come ad esempio la MIFID o l'antiriciclaggio. Sappiamo bene che le nostre aziende fanno affare solo corsi online al fine di scaricare il peso di tutta la normativa sull'anello debole della normativa stessa, ovvero dipendenti. Rivolgendoci ancora a voi, cari colleghi, vi richiediamo una maggiore conoscenza del contratto nazionale, del contratto integrativo e di tutti quegli accordi che esistono dentro le vostre aziende. Tutto ciò vi aiuterebbe a comprendere che tutti questi accordi sono composti da diritti e da doveri, di cui spesso si ha conoscenza solo dei doveri e non dei diritti. In altre parole, solo esercitando un diritto esso non si perderà. In ambito sindacale riteniamo che oggi più che mai sia il tempo della circolazione delle conoscenze, perché senza adoperarsi in questa direzione rischiamo di non crescere e di non dare adeguate risposte alle esigenze dei nostri associati. Anche adesso, di fronte a nuove sfide che come FIBA e come CISL affronteremo, sarà nostro compito affrontare al meglio le sinergie e le integrazioni
che si sprigioneranno tra le categorie FIBA, FELSA, FLP, FIDASCAT. Perché fino a quando crederemo che mantenere ognuno il proprio pezzetto di conoscenza significherà mantenere il proprio pezzetto di potere, saremo perdenti e non andremo molto lontano. A questo proposito, come categoria di Bergamo, abbiamo già iniziato ad impastire diversi ragionamenti che verranno declinati meglio nei prossimi mesi. Il processo di crescita di ogni società e la sua naturale evoluzione passa inevitabilmente dalla circolazione e condivisione delle conoscenze reciproche. Allontanandoci un attimo dal seminato, ma rimanendo in un filo logico, in ambito musicale è naturale divulgare le singole conoscenze, così come in ambito accademico, scientifico, in tutti quei settori dove è di vitale importanza scambiarsi il sapere. Per questo, ritornando nel nabo del ragionamento, è di vitale importanza per i sindacalisti abbandonare quelle remore mentali che, temendo di essere superati, scavalcati, indugiano a divulgare le proprie conoscenze agli altri. In ambito personale, perché senza conoscere rischiamo di farci abbindolare ancora una volta da chi oggi freneticamente, da una parte politica come dall'altra, tenta di conquistare i nostri voti, contando sulla nostra poca conoscenza e sulla nostra buona fede. Il vocabolario ci dice che per conoscenza si intende il processo mediante il quale apprendiamo nozioni. Il verbo quindi fa riferimento in primo luogo all'acquisizione attraverso l'intelligenza di contenuti mentali come pensieri e idee. Con la stessa parola si indica l'esperienza sufficientemente approfondita e chiara di aspetti della realtà. In pratica possiamo affermare che per conoscere bisogna apprendere leggendo e studiando. Senza fare questo rischiamo di avere una conoscenza solo superficiale del mondo che ci circonda, dando per buone le notizie che leggiamo dai giornali e che sempre di più ci troviamo in internet. Partendo tutto questo, portando tutto questo in ambito sindacale, siamo consapevoli che per raggiungere una buona conoscenza bisogna da un lato studiare affidandosi alla formazione, strumento sempre più utile ed indispensabile. Questo ovviamente comporta un impegno sempre maggiore. Dall'altro però bisogna sperimentare facendo pratica quotidiana, stando il meno possibile negli uffici e sempre più nei luoghi di lavoro. Senza fare ciò rischieremmo di essere dei buoni teorici, uno degli sport più in voga in Italia. Basandosi sui concetti sopra esposti, per esempio, corriamo il rischio di pensare e credere che nel nostro paese l'unico modo di fare sindacato sia quello di andare in piazza un giorno sì e l'altro pure, o quello di andare in televisione o di fare volantini o proclami di vario genere, di avere un nemico sempre da combattere, o di invitare le proprie assemblee solo esponenti di una forza politica, anziché aprire un dibattito aperto a tutte le forze politiche e sociali che veramente vogliono cambiare questo paese. Economia e società. Dopo questa breve disamina del sindacato e le strategie per un sindacato illuminato, non possiamo però esimerci da stigmatizzare la posizione di chi ha auspicato l'eliminazione dei sindacati, mostrando così di dimenticarsi, se mai conosciuto, il titolo terzo della Costituzione, l'articolo 39. Avevamo già politici involontariamente comici, ora non sentiamo alcun bisogno di comici che facciano una politica ridicola. In questi giorni vogliamo riprenderci le nostre tre direttive: lavoro, equità fiscale, equità sociale, welfare e partecipazione. Partiamo dal primo. La creazione di lavoro si può perseguire seguendo direttrici tra loro diverse ma assolutamente conciliabili. Da una parte la detassazione del lavoro, ora 48%. Se ci fermiamo un momento a pensare che le rendite sono al 20% e i titoli di Stato al 12-50%, si capisce perché nessuno quasi sia disposto ad investire capitali nel lavoro. Si parla poi di disoccupazione in termini generici, ma dobbiamo invece tenere presente che si sono praticamente inaridite le classiche fonti di lavoro utili a diplomati e laureati. Parliamo di aziende di credito, impiego pubblico, grandi imprese e capitale partecipato. Assistiamo inoltre a una diminuzione di impiego anche in relazione ai lavori meno qualificati, ormai quasi esclusivamente ad appannaggio di immigrati. Inoltre sforniamo pletore di laureati in materie umanistiche, quando invece necessitano laureati in discipline scientifiche, a riprova questo di totale scollamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Una considerazione di fondo va comunque fatta.
non si può vivere solo di terziario. Se il primario prima e il secondario ora sono in netta crisi, non possiamo pensare di sostenere il paese Italia con il solo settore dei servizi. Dobbiamo necessariamente rimettere in movimento il sistema paese. Dobbiamo adottare politiche fiscali da una parte e formative dall'altra, che ci consentono di sostenere quelle aziende che offrono nei loro prodotti un alto valore aggiunto. Dobbiamo sforzarci di restare o di tornare sul mercato con rinnovata energia, competenza e fantasia. Doti queste che hanno sempre caratterizzato il prodotto Made in Italy. Ma in che modo si innesta il nostro sistema paese in un contesto internazionale che a dir poco ci vede ormai con un piccolo paese satellite? La rigida stagione della crisi che dura da oltre 5 anni non dà segni di cedimento. Non sono venuti meno i fattori strutturali che l'hanno determinata. Non vi è la capacità della politica di riformare i mercati finanziari, che rimangono dominati dallo shadow banking, il sistema bancario ombra, che amministra qualcosa come 67.000 miliardi di dollari e composto prevalentemente da intermediari finanziari, non bancari. Neil Barofsky, ispettore generale del programma Travel Desk Relief Program, il piano salva banche USA, nato nel 2008, così lo connota. Pensiamo ai fondi di investimento, ai veicoli esterni, a tutto quello che non entra nei bilanci ufficiali. La banca è come un iceberg, si vede solo la punta. Ci sarebbe da chiedersi se è potenzialmente più dannosa la parte nascosta o ciò che si vede. La conferma del Presidente Obama fa intravedere un lumicino di speranza per una virata della politica che orienti quest'ultima ad esercitare pienamente il proprio ruolo di governo e di indirizzo dell'economia nazionale ed internazionale. Le responsabilità dei banchieri, asserviti esclusivamente alla redditività di brevissimo termine, senza alcuna strategia strutturale e funzionale, ad accantonare e consolidare la ricchezza, nonché il maggior valore, per una crescita ed uno sviluppo distributivo e diffuso, ha trascinato nella crisi le economie nazionali, accentuando le debolezze di quelle più esposte alla male gestione della politica corrotta e dei politicanti. Nel nostro paese il PIL è tornato ai livelli 7 anni fa, con un ulteriore calo deciso nel 2012, meno 2,4%. La produzione industriale scende del 6,2%, calano pure la compravendita degli immobili e l'erogazione dei mutui. Solo due voci registrano una crescita inarrestabile, senza accusare alcuna stasi. Il debito pubblico è arrivato oltre alla stratosferica cifra di 2.000 miliardi di euro e la disoccupazione. Siamo ancora una volta un paese, Aziende Italia, e lo ribadisco ancora, in cui l'evasione fiscale, contributiva IVA, rimane a livelli abnormi, mentre gli sprechi della spesa pubblica appesantiscono la già ridotta competitività del sistema. Badate bene che non riteniamo sprechi gli investimenti in welfare, in servizi alle persone, in infrastrutture, in fabbisogno della pubblica amministrazione. Lo sono invece le retribuzioni stratosferiche dei manager pubblici e privati, dei politici, degli apparati di regia e memoria, degli addetti alla macchina statale che la politica non è in grado di riformare. A proposito dei manager banchieri, vogliamo ricordare come la FIBA e la CISL siano da tempo impegnate anche sul fronte della riduzione del loro stipendio. È bene ricordare che oggi il rapporto tra il loro stipendio e quello degli impiegati è 1 a 400. La proposta della FIBA è portare il rapporto 1 a 20. Ci confortano le parole del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Le banche italiane devono contenere gli organici e i costi del personale, ma anche agire sui compensi dei dirigenti e degli amministratori, e chiede di valutare con attenzione la distribuzione dei dividendi. Visco poi ha rilevato come le regole sulla remunerazione stanno dispiegando i loro effetti. Nel 2011 le remunerazioni nei vertici dell'esecutivo dei primi 5 grandi gruppi sono diminuiti del 25% rispetto all'anno precedente, del 20% per i primi 15 gruppi quotati, al netto dei compensi di fine rapporto. La Banca d'Italia sta esaminando con attenzione le banche che hanno registrato un aumento e approfondimenti sono in corso sui meccanismi di determinazione delle competenti variabili. Il governatore ricorda poi che quando un manager lascia il gruppo, gli amministratori devono assicurare l'efficacia delle norme che impongono come parte dei compensi
sia erogata nel tempo e soggetta a clausole di recupero. L'Italia è un paese con un altissimo tasso di corruzione, dove il malaffare e la criminalità organizzata gravano su ogni cittadino, aggiungendo un costo aggiuntivo globale sulle opere pubbliche di 60 milioni di euro. Questi sono dati della Corte dei Conti. A questo punto vogliamo lanciare una provocazione opposta ad un'economia, ancora convinta oggi di quanto abbiamo sopra descritto. Esiste in Europa una corrente di economisti che parlano basandosi su fatti concreti e reali di decrescita o meglio di accrescita. Uno dei più importanti fautori di questa economia è Serge Latouche, professore di scienze economiche all'Università di Parigi. Per spiegare questo concetto uso la metafora della lumaca di Ivan Illich. La lumaca costruisce la delicata architettura della sua conchiglia, aggiungendo una dopo l'altra delle spire sempre più grandi. Poi cessa bruscamente e dà inizio ad avvolgimenti, questa volta decrescenti. Il fatto è che una sola ulteriore spira più larga conferirebbe alla conchiglia una dimensione di 16 volte maggiore. Invece di contribuire al benessere dell'animale, lo sovraccaricherebbe. Ogni aumento di produttività della lumaca servirebbe soltanto a controbilanciare le difficoltà create dell'ingrandimento della conchiglia, oltre i limiti fissati dalla sua ragione d'essere. Superato il punto di limite di allargamento delle spire, i problemi della crescita eccessiva si moltiplicano in progressione geometrica, mentre le capacità biologiche della lumaca non possono, nel migliore dei casi, che seguire una progressione aritmetica. Il divorzio della lumaca dalla ragione geometrica, che peraltro aveva sposato per un certo tempo, ci mostra la via per pensare una società della decrescita, se possibile serena e conviviale, nel rispetto nelle tre tradizioni, sapiente, popolare e culinaria. Certo, è difficile proporre ed applicare questo concetto a un modello di economia che, così come la conosciamo noi, ha più di due secoli di storia, ma è innegabile e inconfutabile che ad oggi qualsiasi ricetta per uscire dalla crisi, con un modello che ci ha portato alla crisi, risulta essere patente. È solo una provocazione o possibile pensare a una società in cui i consumi siano veramente commisurati con le reali esigenze che abbiamo? Ci rendiamo conto che è ancora più provocante pensare che questa enunciazione viene fatta dal sindacato dei bancari, ma forse questo è anche un tempo in cui bisogna reinventarsi e rimettersi in discussione come categoria. Il modello di banche a cui oggi facciamo riferimento rischia di essere un modello perdente, antistorico e ancora di più anacronistico. Ancora una volta, nella libertà di mercato tutto si giustifica, si legifera, si commercializza, ciò che importa è riscattare le proprie opzioni di utile a scapito di tutti coloro che rimangono fedeli alle regole di mercato. In poche parole, azzerare la classe media per farne una media di classe. Guarda caso, i nostri stipendi e i salari della classe operaia sono rimasti inalterati senza neanche coprire il costo reale dell'inflazione. Citando Monsignor Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, in un proprio saggio dal titolo Il Capitale, una critica cristiana alle ragioni del mercato, dice: oggi gli utili vengono privatizzati, mentre le perdite vengono socializzate. Proprio il perdurare della crisi ci deve far riflettere se nei prossimi rinnovi contrattuali aziendali di gruppo e territoriali, con la consapevolezza di avere poche risorse economiche, non sia il caso di inserire non solo delle rivendicazioni salariali, ma dovremmo essere in grado di contrattare welfare integrativo proprio perché le famiglie, ma preferiamo parlare delle persone, ne hanno sempre più bisogno. Guardiamo con ammirazione e interesse l'accordo che verrà fatto al World Center, il quale prevede non tanto delle partite economiche, ma verrà contrattato welfare. Anche con questo si capisce quanto sia importante la contaminazione fra categorie, in cui l'accordo sottoscritto in una parte può essere utilizzato nell'altra. Per realizzare tutto questo ci vuole più coraggio, determinazione, uscendo secondo noi anche da logiche di contrapposizione con le controparti datoriali, perché queste appartengono ai secoli scorsi. Oggi secondo noi la vera sfida è trovarsi tutti dalla stessa parte, sindacato aziende, contro la crisi,
ma soprattutto più partecipazione. La FIB e la CISL è da un po' di tempo che hanno lanciato la sfida delle aziende, ovvero partecipare all'interno delle aziende come sindacato e in rappresentanza dei lavoratori, perché questo è un tempo che necessita di partire fin dall'inizio nell'affrontare i problemi tutti dalla stessa parte, non certo chiamando il sindacato solo a giochi fatti per limitare i danni causati in molti casi da manager improvvisati. La partecipazione la dobbiamo ritrovare anche nella vita sociale di tutti noi. Per troppi anni abbiamo abbandonato quello che una volta era chiamato impegno civile. Ci sembra che negli ultimi periodi stia un po' ritornando la voglia di partecipare. Ci piacerebbe che questo stesso entusiasmo lo si possa tradurre anche in un minimo di impegno sindacale per i giovani. Ma per fare questo, come sindacato, dobbiamo invertire le cose, ovvero nel secolo scorso erano le persone che andavano al sindacato. Oggi è il sindacato che si deve attivare per andare in luoghi di aggregazione dei giovani, cercando di capire il loro mondo, i loro bisogni, speranze, aspirazioni, hobby, interessi e incuriosendo del sindacato. Sistema banca, banca di sistema. Nei modelli aziendali tradizionali, di cui fanno parte anche le banche, si dà troppo peso a quello che è il ruolo e la scala gerarchica, a discapito delle conoscenze e delle reali capacità delle persone che lavorano all'interno, non avendo ancora oggi in molti casi un sistema meritocratico che premi veramente il valore del lavoro svolto dalle persone. Si investe pochissimo in ricerca e innovazione e spesso a capo di aziende troviamo un vertice anziano, non sempre in grado di comprendere e accettare le sfide in un mondo completamente nuovo rispetto a quello esistente prima del 2009. La divisione dei ruoli, intendiamo dire mondo finanziario o mondo industriale, oggi forse non giova a rilanciare all'interno del nostro tessuto produttivo la capacità di inserire nuove idee con la messa in opera delle stesse. Le nuove idee vengono finanziate solo se hai la fortuna di incontrare chi crede e di investire nella tua persona e nel tuo progetto. Il tutto in modo destrutturalizzato e non organizzato. Provate invece ad immaginare un collegamento reale ed efficace tra questi tre mondi, università, banche e imprese. Secondo noi non dovrebbe essere difficile far partire dei collage di idee tramite la creazione di un nuovo modello di società. Fantasioso immaginare che all'interno della società di persone SAS o SNC, non si possa affiancare in via sperimentale una nuova società, definita società bancariamente finanziata, dove il capitale di investimento garantisce l'investimento di una nuova idea. Certo, e diciamo finalmente, la banca si prenderebbe il rischio di valutare realmente cosa potrà nascere da un'idea senza pretendere che le idee siano vincenti, anzi, avendo dentro un fantomatico servizio ricerca e sviluppo, persone, o meglio teste, che hanno fatto del merito scientifico, tecnologico, umanistico, agricolo, un proprio stile di vita, realmente collegato alla realtà e che agiscono anticipando il mercato con strumenti innovativi e cogenti. Sarà importante sapere quando uscire dal mercato, rapporto banca e imprenditore, e scegliere il momento giusto significa fare come l'omaca di Lynch. Aver dato un giusto contributo alla crescita della propria conchiglia, impresa, iniziando una crescita al fine di lasciare camminare senza rischi e tentennamenti un nuovo imprenditore. Crediamo che normare questa tipologia di aziende non sarà così difficoltoso se solo immaginassimo che al 60-70% del capitale iniziale possa corrispondere una quota inizialmente di maggioranza in capo alla banca, ma una volta utilizzato il periodo di avviamento e portato a reddito l'idea, si potrà uscire rivedendo la stessa quota in mano a un nuovo vero artefice dell'impresa, diventando lui il vero imprenditore di se stesso. Fantasioso, anzi utopistico, e alquanto immaginario, ma lasciatemi dire sfidante. Inoltre bisognerebbe ringiovanire il quadro dirigenziale, ovviamente questo non è la panacea di tutti i mali, e sicuramente da solo non basta risolvere i problemi di un sistema economico italiano malato da tempo. Ma è indubbio che non essendoci stato un ricambio generazionale, come in altri paesi industrializzati, questo ha contribuito a portare il paese nelle condizioni in cui oggi ci troviamo.
non c'è molto di aiuto neanche un sistema politico governativo, ormai al limite della gerontocrazia, e che di fatto ha portato oggi la disoccupazione giovanile al 30%. Frutto questo di scelte sbagliate da un punto di vista politico e non assolutamente in grado di tutelare ed aiutare i giovani, ancora oggi nella vana ricerca di un posto di lavoro che invece è sempre più precario. Questo comporta che molti giovani si trovano di fronte a uno scenario non destinato a cambiare nei prossimi anni, a meno di scelte veramente coraggiose, in cui anche il sindacato riesca ad incidere maggiormente e sia più capabile nel perseguire con forza una politica atta a tutelare e garantire nuova e buona occupazione. Un esempio lungimirante e sfidante è il fondo creato proprio all'interno dell'ultimo CCNL del settore del credito. Altrimenti i nostri giovani preferiranno, si fa per dire, andare all'estero, dove trovano vera stabile occupazione, vere occasioni di lavoro, riconoscimento del merito. La cosa preoccupante è vedere come la Germania stia offrendo ultimamente occasioni di lavoro ai giovani che provengono dall'area meridionale dell'Europa, ovvero Grecia, Spagna e Italia. Un caso su tutti la Volkswagen, che offre lavoro per 2 anni a giovani ingegneri italiani. Questo a dimostrazione che il nostro tanto deprecato e vituperato sistema scolastico pubblico, al quale continuamente sottraggono risorse economiche, nonostante tutto funziona ancora bene. Ma c'è un altro aspetto, a nostro modesto parere, non secondario. Siamo veramente convinti che questo mondo completamente da ricostruire sia ancora un mondo che ha bisogno di una continua crescita? Siamo ancora convinti che l'unico modo per superare questa crisi infinita sia quella che basti far ripartire i consumi e poi andare tutto a posto? Siamo veramente convinti che ripartendo l'edilizia, ovvero ricominciando a costruire case, anche di fronte a una massiccia cementificazione, arrivato ormai a coprire un territorio equivalente a Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, ricordandovi che la superficie agricola è passata da 18 a 3 milioni di ettari, possa aiutare la ripresa? Siamo sicuri che sia ancora il caso di perseguire politiche bancarie basate sulla logica delle pressioni commerciali, facendo vendere di tutto e di più con una continua emissione di titoli tossici? Al di là del caso Monte Paschi, Banca Popolare di Milano, Veneto Banca, a novembre 2012 le prime 20 banche a livello europeo hanno immesso sul mercato 5.800 miliardi di titoli tossici. Le pressioni commerciali hanno ancora senso? Secondo noi no. Girando nei filiali, parlando con i colleghi, ci rendiamo sempre più conto come questo modello di banca abbia sempre di più portato i colleghi a vivere situazioni di malessere a vari livelli, e dove, fra l'altro, i responsabili filiali di ufficio sono sempre più svuotati del loro ruolo, portandoli sempre di più spesso ad essere demotivati. Non aiuta neanche pensare che i piani industriali fatti dai vari gruppi bancari sono in realtà fatti, nella maggior parte dei casi, da 2 società americane di consulenza, ovvero McKinsey e Accenture, società che utilizzano ovviamente un modello americano, non certo europeo o italiano. Di fronte a uno scenario di questo tipo può venire spontaneo farsi prendere lo sconforto e pensare che queste logiche passano ben al di sopra di noi. Ma è vero esattamente il contrario. La fibra sul territorio. La fibra di Bergamo in quest'ultimo anno ha saputo non solo mantenere associati rispetto al quadrino passato, ma grazie all'impegno di tutto il quadro sindacale è riuscita a riorganizzare e integrare il proprio quadro dirigente. Questo dimostra come l'impegno serio e continuo, l'attenzione alle persone, la professionalità dimostrata, siano le condizioni migliori per avvicinare le persone alla fine. La segreteria uscente ha mantenuto in quest'anno un impegno costante verso tutti i settori che compongono questa categoria, dai bancari, settore ABI, a quelli che lavorano nel BCC, alle colleghe e colleghi del settore assicurativo e alle colleghe e colleghi di Equitalia Nord, quest'ultimo troppo spesso ingiustamente sotto i riflettori. Siamo stati attenti alle esigenze che le RSA delle singole realtà hanno manifestando, ascoltando i loro suggerimenti, facendo tesoro delle critiche che ci venivano mosse, convinti della sincerità con cui ci venivano fatte. Certo, nel prossimo quadriennio la fibra di Bergamo dovrà misurarsi con situazioni ancora più sfidanti,
in cui sarà importante essere ancora più coesi fra di noi in vista di cambiamenti che riguarderanno anche la nostra categoria, condividendo un progetto di ristrutturazione interno ed esterno. A questo proposito ribadiamo quanto detto in sede di direttivo in altre occasioni meno formali. Non ci interessa l'uomo solo al comando, lo lasciamo al mondo del ciclismo o a quello della politica. Quello che ci interessa realmente a questa segreteria è di avere una squadra tanto coesa quanto cosciente delle sue possibilità. Al contempo, non intendiamo accettare atteggiamenti a 20 anni da parte di alcuni. La nostra è sempre stata un conventio ad includendum, mai ad escludendum. Siamo certo interessati ad avere un quadro sindacale estremamente preparato, ma non siamo disponibili ad assecondare atteggiamenti rivenienti da contrasti che poco o nulla hanno di sindacato. In conclusione, riteniamo che la forza dei singoli costituisca il nucleo fondante del nostro sindacato, coniugato con questo spirito collaborativo e confederale che va vissuto, praticato e testimoniato con coerenza e lealtà. Questo significa operare per la crescita collettiva dell'organizzazione e nell'organizzazione, che è l'antitesi dell'arrivismo, dell'ipocrisia strumentale, a volte anche dei gruppi dirigenti, dei valori retorici e del protagonismo individuale saccente. Ringraziamo per la loro presenza la segretaria SLP Gabriella Tancredi, il segretario della FISASCAT Alberto Citterio e la FESSA. Con queste categorie inizieremo un percorso di sinergie e di integrazione, perché il sindacato deve avere la lungimiranza di guardare molto al di là di oggi per essere pronto ad accettare i cambiamenti sempre in modo positivo. Proprio per questo siamo convinti che la confederalità non si enuncia, ma si pratica quotidianamente. In questo la Fiume di Bergamo, in questi anni, ogni volta che c'era l'occasione, ha sempre partecipato convintamente e attivamente a tutte le iniziative della CISL, a livello provinciale, regionale e nazionale. Come segreteria abbiamo spesso invitato ai nostri direttivi i segretari delle varie categorie, proprio nell'ottica di una confederalità sempre più importante, per farci contaminare e per poter parlare ai nostri associati anche di quello che succede in altri settori lavorativi all'apparenza così lontani a noi, ma che spesso vivono i nostri problemi, spesso anche in misura maggiore. Andando verso le conclusioni vorrei fare un accenno alla mia personale esperienza. Questi per me sono stati anni difficili, intensi, dove spesso ho sperimentato più sul campo che sui libri, a volte sbagliando, ma sempre con la consapevolezza di farlo con il massimo dell'onestà e della trasparenza e della coerenza con i valori che ho richiamato. C'è fra le tante cose che ho imparato una in particolare che mi sta a cuore e che voglio condividere con voi. Questo più che un ruolo per me è una vocazione che ti dà molto, ma che ti prende anche molto, dove il tempo è una misura astratta e che non puoi misurarlo in base all'orario che fai quando sei a lavorare in ufficio, in filiale o quando sei delegato aziendale. Però avendo avuto modo in questi anni di conoscere persone eccezionali che mi hanno dato molto e, come dicono esperti da cui ho preso per frutto, posso dirvi che essere sindacalista è fondamentalmente un lavoro di relazioni franche, schiette, sincere, che vanno al di là della semplice conoscenza di contratti e di norme, le quali rimangono, per onestà, la base essenziale per un buon sindacalista. Gli accordi spesso nascono da un lungo lavoro, per lo più oscuro, di relazioni e di costruzioni di reciproci affidamenti, del rispetto che si conquista con la controparte, che non nasce da semplicistiche e scorciatoie, ma dall'autorevolezza che sta in equilibrio con la regola non scritta del buon senso, della responsabilità e della lungimiranza. Ma mi preme sottolineare in estrema sintesi che siamo dei trasmettitori di emozioni, trasferendole alle persone che ci ascoltano attraverso le parole che pronunciamo, le quali avvertono molto più di quello che noi pensiamo se siamo sinceri quando parliamo di determinate cose, se ci crediamo veramente o se stiamo recitando una parte, come spesso capita ai politici.
Proprio perché da tempo con piacere da un lato assisto a come la CISL e le sue categorie hanno fatto proprie tesi e ragionamenti tipici della nostra categoria, oggi, nella relazione, continuando nella provocazione, vorrei parlare non solo del PIL, ma della felicità interna lorda. La felicità interna lorda, o FIL, in lingua inglese, Gross National Happiness, è il tentativo di definire, con un evidente ammiccamento ironico, ma con altrettanto evidenti intenti sociologici, uno standard di vita sulla falsa riga del prodotto interno lordo. L'indicatore del FIL misura il benessere dei cittadini. Quindi, grazie a questo, uno Stato può capire i problemi del Paese e l'umore dei cittadini. Un esempio fondamentale dell'utilità a conoscere il proprio FIL è nato da Bhutan, piccolo Stato montuoso dell'Asia. Questo Stato, già da 4 anni, adotta come indicatore per calcolare il benessere della popolazione il FIL. I criteri presi in considerazione sono la qualità dell'aria, la salute dei cittadini, l'istruzione, la ricchezza dei rapporti sociali. Perché non basta pensare che il prodotto interno lordo sia l'unico indice da utilizzare per misurare il progresso di un popolo, ma dobbiamo interrogarci se questa, che parte come provocazione e ironia, si possa veramente declinare e utilizzare nella nostra società. Se dovessi riferirmi ad un articolo apparso qualche settimana fa, quello che preoccupa in questo paese non è legato solo allo spread economico, ma anche allo spread della cultura, al deficit di civiltà che colpisce la nostra società, ovvero a tutti quegli aspetti che riguardano la vita quotidiana. L'accordo sottoscritto in UBI, al di là della sua bontà ed efficacia, di chi onestamente l'ha sottoscritto, ha fatto emergere un dato preoccupante, considerato quante persone hanno diritto al di là di ogni più rosea previsione. Ovvero c'è un profondo malessere che pervade i nostri colleghi, non solo in UBI Banca, ma in tutte le banche. Il contratto nazionale ABI, il contratto nazionale per le casse, i vari accordi sottoscritti in principale gruppi bancari, così come contratti sottoscritti anche nelle assicurazioni, dimostrano come da sempre la FIBA è in grado di declinare, interpretare e praticare le linee guida tracciate dalla Confederazione. La creazione del Dipartimento della Formazione, del Dipartimento del Positivismo, del Dipartimento della Comunicazione e delle Informazioni dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, come tradurremo operativamente ciò che immaginiamo come orientamento, quali siano per noi le priorità e i progetti da realizzare nel prossimo quadriennio. Proprio con la creazione dei dipartimenti vogliamo dimostrare quanto sia importante che il nostro quadro sindacale aumenti le proprie conoscenze, partecipando attivamente ai lavori delle sessioni, perché delegare significa far crescere le persone, fidandosi del loro operato e mettendo a frutto le proprie esperienze, capacità, al fine di creare le condizioni per un ricambio generazionale a tutti i livelli. La FIBA di Bergamo vuole rafforzare le sue molteplici azioni per caratterizzare la sua proposta sindacale, anche nel nuovo territorio acquisito del Sebino Bergamasco. Non possiamo permetterci di lasciare non rappresentato un territorio così vasto, anche se in esso dovremmo investire tempo ed energia, al fine di assicurare ai nostri iscritti una maggiore presenza e tutela nella consapevolezza di agevolare e di incontrare sempre meglio i servizi che la CISL zonale riuscirà ad offrirci. Sottolineiamo come nel corso del scorso quadriennio sono state importanti iniziative sia a carattere regionale come quelle a carattere provinciale, che ci hanno visto i protagonisti prima nei laboratori di idee e poi realizzatori di esse. Dobbiamo pertanto ringraziare i nostri delegati che hanno contribuito direttamente alla nascita di importanti progetti, raccogliendo consensi e ringraziamenti soprattutto dai nostri iscritti. Inoltre la segreteria di riferimento dovrà farsi carico di esercitare nuove modalità di negoziazione umanistica per motivare non solo i propri delegati aziendali, ma anche al fine di proporre sul tavolo di negoziazione di secondo livello una nuova sfidante modalità di nostro fare ed essere sindacati. Richiediamo altresì l'impegno nella formazione continua dei quadri sindacali, armonizzando sempre di più le proposte di operative nazionali e regionali, nell'ottica anche di riuscire ad esprimere una modalità di verifica delle politiche sindacali all'intero organico direttivo della FIBA CISL Bergamo.
Utilizzando i mezzi informatici metteremo online il nostro sito internet, dove ognuno possa ritrovarsi e trovare in tempi rapidi tutte le informazioni e notizie utili non solo per la propria vita lavorativa, ma anche per la propria vita privata. Coordinamento donne, la paritaria e bilancio sociale. Il coordinamento donne della Regione Lombardia è attualmente composto da 8 sindacaliste e sono coordinate dalla responsabile regionale Esther Balconi. Per quanto riguarda Bergamo e provincia, i rappresentanti sono Simona Angioletti e Patrizia Trovetti. Nell'anno 2012 abbiamo pubblicato un libro dalla collana I quaderni Fibracity Lombardia, intitolato Un futuro femminile per la contrattazione aziendale, il rapporto biennale con uno sguardo di genere sulle realtà aziendali. Da più di un anno, grazie all'intuizione di Pierangelo Chiesa, nostro delegato all'interno di banca, viene pubblicato e trasmesso via email a tutti gli iscritti e a tutti i territori della FIBA in Italia la parietaria, la quale si occupa di tutte le problematiche relative al mondo della disabilità, troppo spesso isolata dalle istituzioni. Ma così vitale e pieno di energie, composto da persone che insegnano a noi normali come si possa superare la disabilità credendo innanzitutto in noi stessi. Nel corso di quest'anno andremo a predisporre il bilancio sociale, perché non possiamo mai dimenticarci che ogni risorsa all'interno del sindacato non appartiene a noi, ma ai nostri associati. E andiamo alle conclusioni. In che modo pensiamo di realizzare tutto ciò? Serve l'impegno di tutti, un patto solidaristico di crescita personale e organizzativo tra noi dirigenti sindacali che abbiamo scelto liberamente di fare questo mestiere. Il nostro sogno è di far entrare nel nostro mondo sindacale un approccio al confronto e al conflitto ispirato alla mediazione umanistica. So che parlare di mediazione oggi va di moda, ma che mai come adesso, in particolare nella nostra realtà e la FIBA di Bergamo, abbiamo bisogno. Non solo una tecnica di lavoro, ma un'arte capace di promuovere una nuova cultura delle relazioni, fatta di riconoscimenti e di scontri, ma avvicinare il metodo umanistico di Jacqueline Mauguinot, che pone al centro di tutto la persona e i suoi valori più profondi, quelli che vengono raggiunti feriti dal conflitto, ed opera affinché emergano e vengano conosciuti. La mediazione, come dice Mauguinot, accoglie il disordine, è un momento, un luogo, in cui è possibile esprimere le nostre differenze e riconoscere quelle degli altri. È un incontro nel quale si scopre che i nostri conflitti non sono necessariamente distruttivi, ma possono essere anche generatori di un nuovo rapporto. Questa è la nostra scommessa per il futuro della FIBA di Bergamo, una sperimentazione unica nel suo genere. Una nuova segreteria, in prima persona, si metterà in discussione e cercherà un nuovo modo di fare gruppo, un nuovo modo di dialogare, di collaborare, di condividere, per poter, perché no, essere in grado un domani di collaudare un nuovo modo di fare sindacato, mettendo alla prova anche nuove modalità di confronto per motivare non solo i delegati dell'azienda, ma l'intero mondo che avremo la fortuna di incontrare nella nostra nuova avventura. O saremo capaci di promuovere conflitti in cui difendere, non in modo ideologico, i valori della persona, oppure torneremo a modelli di negoziazione in cui l'appropriazione di una parte delle risorse disponibili è l'unico obiettivo. L'approccio della mediazione umanistica ci aiuterà a custodire questo tesoro enorme che sono gli ideali in cui crediamo. Solo così potremo essere sindacato, valoroso, che trae ciò coraggio dai suoi valori. Solo così possiamo fare un servizio vero ai nostri associati ed essere autentici promotori di sviluppo e di futuro. Non è facile per noi capire tutto ciò, in particolare per tanti di noi a cui piace la solidità dei dati, piacciono i punti fermi e la possibilità di misurare e classificare. Per questo forse il modo più facile per capire il fulcro della mediazione umanistica, come ho letto tempo fa in un sito, è di proporre l'immagine di chi sta di fronte al mare o sotto il cielo e non sa bene a cosa sta pensando, ma sa che le domande sono grandi e il momento solenne. Il ringraziamento finale da parte della segreteria uscente va a Maria Pierulli, che ci è stata vicina in questi anni difficili e complicati, lavorando e collaborando con noi, andando spesso molto di là del suo ruolo di impiegata, non per invadenza,
ma per un senso di appartenenza alla categoria, dalla quale abbiamo tutti imparato. Grazie.